Buongiorno, non fateci caso al mio aspetto, ma mi sono svegliata poco fa e ho già fatto colazione, già pronta per uscire perché devo andare in banca, perché devo fare il bonifico per pagare il condominio e poi devo andare alle poste che devo ritirare una raccomandata perché, come sapete, avevo fatto il cambio di residenza, quindi mi è arrivata la raccomandata per il cambio di residenza, insomma. Infatti prima vado in banca e poi vado alle poste, perché le poste ce l'ho qui sotto casa. E quindi poi mi metto a fare le pulizie in casa, le faccende, che poi oggi siamo a pranzo dei miei suoceri, perché poi io alle 6 entro al lavoro fino alle 10 e quindi poi il mio ragazzo mangia da solo. Almeno mangia con i suoi genitori e poi parliamo anche della casa loro. Infatti ora poi credo la prossima settimana già, sì, forse la prossima settimana inizieremo a rimbiancargliela e poi a ottobre ci andranno a stare fissi, poi adesso vediamo un po'. Ok, non so voi, ma a me fa freddo, comunque sono già stata, mi manca adesso vado qui alle poste per prendere la raccomandata, vediamo che andranno a stare fissi, poi adesso vediamo un po', speriamo nel... Ok, poi non era per il cambio di residenza, ma bensì le bollette dell'acqua, che stranamente però, praticamente mi è arrivato il sollecito, perché io non ho pagato, ma a me non mi è mai arrivato la bolletta da pagare entro quella tale data, a me non, perché è entro il 14 agosto, ma a me non mi è arrivato niente, non so perché. Ora comunque la pago e poi dopo sento il mio ragazzo cosa dice, perché io francamente non lo so, cioè non so cosa fare. Comunque, perché dalla banca, ma prima sono andata in banca appunto per fare il bonifico per il condominio e quella è una spesa che ho già fatto, una commissione ho già fatto, però mi hanno detto quella della banca che praticamente con il Real Banking, quello che ho io, insomma, Real Relax Banking, non mi ricordo, insomma, una cosa del genere, posso fare praticamente i bonifici direttamente da casa. Quindi boh, adesso siccome devo pagare questa, adesso ci provo, così vediamo un pochino che cosa, se no mi devo chiamare il numero verde e farmi risalire da loro. Comunque adesso ci provo, vediamo cosa ne esce. Ho già messo anche a caricare il vlog di ieri, attenzione ai commenti, che sarà online fra un'oretta e mezzo circa, speriamo. Allora, poi in sostanza non sono riuscita a pagare la bolletta dell'acqua, vabbè, poi la pagherò. Comunque, il video si sta caricando, adesso io mi metto a pulire casa perché poi devo andare dai suoceri che stiamo a pranzo da loro. Oh, non c'ho voglia di guidare oggi, anche se ho già guidato fino alla banca, però non c'ho più voglia, tanto devo guidare lo stesso perché poi devo andare al lavoro alle 6, quindi. Che poi invece di fare fino alle 10 faccio 2 ore in più fino a mezzanotte, perché un mio collega è malato, quindi devo fare fino a mezzanotte, vabbè, tanto 2 ore in più non mi cambiano la vita alla fine, anzi da una parte meglio, che comunque più il lavoro meglio è, ora come ora. Allora, praticamente l'altra punta è questa. Ora non ci fate caso per la coperta, ma l'abbiamo già messa noi perché la notte ci fa un po' freddo. Comunque, ok, no, scusate, ma avevo visto, mi sembrava che non stava registrando. Comunque, praticamente l'altra punta è questa, nel frattempo c'è il cuscino con
tutte le roselline, molto carina. È molto 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 carina questa trapunta, infatti quando il mio ragazzo me l'ha fatta vedere l'ho voluta mettere subito perché mi piace tanto. Ok, finito di fare le faccende. Allora, il video ancora gli manca quasi il 70%, ormai aspetto e poi vado dai suoceri. Vi voglio far vedere anche due cose. Allora, intanto questa, guardate come è cresciuta tantissimo questa pianta, era bassissima, a parte questi fiorellini qui che ormai sono tutti seccati, però va bene. Questa foglia infatti si può togliere secca, insomma ci sono un po' di foglioline che sono un po' secchine, vabbè comunque. Non è il momento di fare. Poi vi volevo far vedere anche quelle lì, quelle tre. Queste tre qui. Anche queste, però specialmente queste tre. Allora, praticamente questa, vabbè, è il basilico che praticamente il mio ragazzo ha tolto. Questi rametti, la pianta di sua mamma, e l'ha messa, la pianta di qui dentro. Infatti era piccolino, guardate come è cresciuto, ha un profumo, mi dispiace non farvelo sentire, ma veramente ha un profumo esagerato. Poi questa, che ha tutti questi fiorellini bianchi, molto carina, però mi sta un po' torta, questa c'ha un po' di foglioline, però anche questa mi sta abbastanza torta, infatti vedete, dovrebbe stare tecnicamente così, però non so perché sta così. Poi i peperoncini, questo qui, questa l'ha pure il mio ragazzo e una mia amica l'ha vista, nonché collega, infatti devo portargli un peperoncino. Praticamente questo qui, questo ancora verde, poi altri non stanno diventando, iniziano a diventare grossi, non, alcuni arancioni, tipo questo è arancione. Ora non so quanto lo potrete vedere voi, comunque. E nel frattempo anche questa e quella stanno diventando molto alte e stanno crescendo anche le erbacce. E poi c'è anche questa che è sempre un peperoncino piccolino, fatevi vedere. Sempre piccolino piccolino, eccolo qui. Questo già è normale, nel senso che è peperoncino normale, questo invece è peperoncino viola, molto, molto bellino anche quello. Poi vi voglio far vedere, non c'entra niente con le piante, però queste, praticamente quest'estate quando siamo stati al mare prendevamo sempre il cocco e praticamente lo usiamo come posacenere quando vengano gli ospiti, insomma i miei parenti, perché comunque mia cugina, no, mia zia, scusate, e mio zio, praticamente il fratello e la sorella di mia mamma fumano, quindi quando vengono almeno c'è un po' di cenere. Anche una delle mie cugine la fuma, vero? Io no, io ho smesso, ce l'ho fatta a smettere dopo tanti anni, ormai erano praticamente quasi, quasi, erano 10 anni che fumavo, ho iniziato a 14, che ho smesso praticamente dopo 10 anni e qualche mese praticamente, che iniziai a settembre, 14 settembre, me lo ricordo come se fosse ieri, di 10 anni fa. Praticamente ero il primo superiore, il primo giorno di scuola iniziai e ho smesso appunto quest'anno a febbraio, 10 giorni prima di andare a sciare, e a settembre, 14 settembre, avevo fatto 10 anni, 10 anni. Appunto, e quindi ho smesso a 10 anni e ottobre, novembre, dicembre, gennaio e 5 mesi, quasi un anno, quasi un 10 anni e mezzo. Anche fumavo, però vabbè. Comunque adesso sono 11 e mezzo. Nel frattempo il video si sta finendo di caricare. 70%. Potrei anche andare in giù. Però teoricamente
Mi dovrei finire, dovrei pagare la bolletta dell'acqua. Infatti adesso, casomai me la porto con me, perché almeno la pago. Perché già praticamente mi è arrivata la mora. E la scadenza, appunto, ma mi sembra che ve l'avevo già detto anche prima. Praticamente era la scadenza del 14 agosto. Solo però che a noi non ci è arrivato assolutamente niente dalla Publiacqua, appunto, nemmeno nelle email, perché io me la mandavano via email, però non me l'hanno mai mandata. E quindi adesso devo andare a pagare questo bollettino qua. Sì, è questo, ok. E devo pagare il bollettino, appunto, perché se no, a parte il fatto che ho scoperto una cosa. Praticamente, mentre stavo pulendo casa, ho notato che i riscaldamenti erano accesi. Di legge, so che il riscaldamento va acceso, vanno accesi dal 1° novembre, e non capisco perché erano accesi. Dopo lo dico a mio ragazzo, vediamo cosa mi dice anche lui. Mi sembra tanto strano comunque che erano già. Sono già accesi, mi sembra tanto tanto strano. Boh, adesso vediamo un attimo. E poi ci vedrà cosa fare. Nel frattempo volevo rimettere questo mi sono anche unta le mani. Fantastico. Ma è cosino verde. Boh, vabbè. E ovvio. A parte le zanzare ormai non ci sono più, però io lo metto lo stesso. Che ho deciso di andare perché siccome fra un po' mi chiude le poste, se no non posso pagarla, già che mi è arrivata la mora voglio pagarla subito. Poi ho messo il giacchetto perché comunque qui sono già, cioè non siamo neanche a ottobre e sono già a 12 gradi. Non è che, cioè non è freddissimo, però che c'entra, è anche caldo. Già quel giacchetto a fine settembre, neanche a ottobre. Vabbè, comunque adesso andiamo perché sennò mi chiude le poste e non la posso più pagare dopo. Ok, ho pagato anche la bolletta dell'acqua. Adesso si va dai suoceri perché devo portare anche fuori il cane. Poi devo iniziare magari forse anche a fare la cena. Sì, lì, scusa. Sono già entrata nell'autunno, quindi a parte sono entrata, è già autunno, però sono già nel mondo dell'autunno davvero io. Adesso sono 24 gradi, sì, fino alle 10 sono poco più di 10 gradi, adesso sono già 24 gradi, comunque, vabbè, io adesso vado. Ok, arrivata dai suoceri. Adesso mi metto a guardarmi i due giornalini, richiamo anche i miei ragazzi perché mi ha chiamato. Scusate per la luce se non vedrete niente, però c'è l'avvolgibile chiuso in camera dove si dormiva noi prima. Infatti mi manca dormire qui, francamente. Mi manca, sì. Mi manca davvero. Però comunque era una scelta che comunque prima o poi andava fatta. E quindi poi comunque c'era un passo che andava fatto prima o poi. Quindi se l'abbiamo già fatto, e adesso niente, vabbè, tanto non è che non si viene più qui, però certo, stare comunque a casa con i genitori, anche se non sono i tuoi, però manca. Ok, adesso si va al lavoro. Perché comunque poi faccio, scusate, perché faccio finalmente niente. E quindi mangio qualcosa per entrare. Nel frattempo il mio ragazzo è andato con i suoi genitori a fare un po' di spesa, lui mangerà qui a casa loro e poi verrà su a casa nostra, insomma, ecco. Vabbè. Noi intanto andiamo, se no, è pure vero che entro un'ora e mezzo, però
So che c'è un po' di traffico per strada, quindi non voglio rischiare. Ok, sono arrivata al lavoro. Fra un po' mangio perché poi fra un'oretta entro, fino a mezzanotte. No, però d'altronde per ora i soldi ci servono, quindi bisogna fare di tutto per guadagnarli. Finalmente uscita dal lavoro, adesso andiamo a casa. Non fate caso agli occhiali, ma quando esco la sera, sempre, anche se esco alle 9, dalle 9 in poi metto sempre gli occhiali, anche se non sono al lavoro, anche se sono fuori con i miei amici, così devo tornare e devo guidare, metto sempre gli occhiali, ma anche se non devo guidare comunque li metto sempre. Adesso si va a casa, sono stanchissima, c'è stata tanta gente. Ho un sonno, infatti un mio collega mi ha fatto anche un massaggio alla schiena perché ne avevo di bisogno davvero, ma davvero davvero. Mi volevo scusare per questa cazzo di luce, ma intanto scusate per la parola che ho detto, però scusate per la luce, ma purtroppo c'è questa lucecella che non sta tanto bene, però vabbè. Questa luce c'è, là non vi potevo salutare perché non si vede niente, è troppo buio, anche se ci sono i lampioni accesi, però è così, non ci posso fare niente. Ok, sono arrivata a casa, io vi saluto da qui direttamente perché se no sveglio il mio ragazzo, fa anche di morto freddo, sì, mi fa freddo, comunque io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.